In questa videoguida vediamo come configurare il plugin di importazione articoli su Pinterest, che consente di esportare automaticamente i propri articoli verso la celebre piattaforma social network. Pinterest permette infatti ai propri utenti di raccogliere e organizzare foto, articoli e altri contenuti in base a determinate aree di interesse e di conseguenza di creare cataloghi di prodotti attraverso immagini collegate direttamente agli articoli del proprio sito e-commerce Ready Pro. In questa videoguida vedremo come creare un nuovo account Pinterest per le aziende, installare e configurare il plugin Pinterest sui siti e-commerce Ready Pro, creare un feed di prodotti da esportare su Pinterest, importare su Pinterest il file di prodotti generato dall'e-commerce Ready Pro. Vediamo innanzitutto come creare un nuovo account aziendale per la piattaforma Pinterest. Accediamo alla procedura di registrazione tramite l'apposito pulsante e compiliamo i dati obbligatori come indirizzo email e password. Fatto ciò, possiamo accedere al servizio come utente registrato di tipo pubblico. Per convertire il tipo di account in un profilo aziendale di tipo business, utilizziamo il pulsante Modifica profilo. La prima operazione che andremo a compiere è quella di inserire l'indirizzo del sito web aziendale, salvando successivamente il dato. Dopodiché, accedendo alle impostazioni dell'account, possiamo convertire l'attuale profilo pubblico in un profilo aziendale. Eseguendo gratuitamente l'upgrade, Pinterest consentirà di gestire le campagne pubblicitarie sui propri account e il controllo dei dati statistici. Come possiamo notare, il nostro account è diventato ora di tipo business. Arrivati a questo punto, dovremo collegare il sito web del nostro e-commerce all'account di Pinterest appena creato. Per fare questo, modifichiamo il profilo e accediamo alla sezione Verifica, dove andremo di fatto a verificare il collegamento tra il sito web che abbiamo precedentemente indicato e il nostro account Pinterest. Tra i metodi di verifica proposti, il più semplice è quello che ci permette di scaricare su una cartella del nostro PC un file HTML per poterlo caricare successivamente nella directory principale del nostro sito web. Per trasferire dal nostro PC alla directory principale del sito web, possiamo avvalerci di uno dei tanti client FTP disponibili sul web. Nel nostro esempio stiamo utilizzando FileZilla FTP Client. Portata a termine questa operazione, proseguiamo all'interno del profilo Pinterest digitando nuovamente l'indirizzo del nostro sito e-commerce e clicchiamo sul pulsante Verifica. Notiamo in questo caso un messaggio di avvenuto collegamento tra il nostro account Pinterest e il nostro sito e-commerce. Riaccedendo nuovamente al profilo, possiamo notare il simbolo della spunta di colore verde di avvenuto collegamento. Configurato l'account sulla piattaforma Pinterest, ci dedichiamo all'installazione del plugin Pinterest dalla gestione template di Ready Pro alla sezione Social Marketing. Una volta installato il plugin, lo configuriamo dall'apposita sezione nel tab Contenuti. Qui troviamo una serie di impostazioni che consentono di filtrare i prodotti da esportare su un feed, che andrà importato poi sulla piattaforma Pinterest. È possibile infatti selezionare il listino prezzi che andrà utilizzato. Definire il tipo di foto delle immagini degli articoli che appariranno su Pinterest. A questo scopo è consigliato utilizzare un formato con un rapporto a 2/3,
come ad esempio 600x900 pixel. Inoltre, in caso di gestione multilingua, è possibile specificare più lingue in modo da creare un feed di prodotti per ogni linguaggio configurato per il sito. Dopodiché possiamo impostare una serie di filtri che ci permette di selezionare in maniera dettagliata solo certi tipi di prodotti che vogliamo esportare, per categoria e marca, solo prodotti disponibili, per prezzo minimo, eccetera. Volendo fare un semplice esempio, decidiamo di esportare solo i prodotti appartenenti alla categoria notebook. Infine, possiamo anche impostare una chiave di sicurezza per impedire il download del feed articoli da parte di persone non autorizzate. A questo punto, per generare il feed articoli per Pinterest, sarà necessario avviare un aggiornamento completo del sito. Per verificare la presenza del feed articoli da esportare su Pinterest, apriamo un qualsiasi browser e digitiamo l'indirizzo del feed che, come possiamo notare, è costituito dall'URL del nostro sito seguito dal nome della pagina del feed /readypropinterest.asp più l'eventuale suffisso della password se impostata. Come vediamo, la pagina del feed contiene i prodotti che abbiamo deciso di esportare nel formato predefinito per essere importato su un catalogo prodotti della piattaforma Pinterest. Il feed degli articoli verrà costantemente aggiornato ad ogni nuova sincronizzazione completa del sito. Vediamo ora come importare sulla piattaforma Pinterest il feed articoli generato mediante il plugin Pinterest di ReadyPro. Selezioniamo l'opzione Cataloghi dal menu Annunci. Arriviamo alla pagina di configurazione delle nuove fonti dati, dove ci verranno richiesti i parametri del feed generato da ReadyPro. Per prima cosa assegniamo un nome a piacere per il feed. Dopodiché incolliamo l'indirizzo del feed dei prodotti copiato dal browser. Verifichiamo che l'estensione del feed corrisponda a quella indicata nell'indirizzo, nel nostro caso file di tipo CSV. Impostiamo quindi il paese di provenienza dei prodotti e la lingua della fonte dati. Per quest'ultima opzione ricordiamo che è possibile generare feed articoli diversi per ogni lingua configurata sul sito e-commerce. Infine, selezioniamo la valuta predefinita per i prezzi che verranno mostrati indipendentemente dal luogo in cui i prodotti vengono venduti o spediti. Come ultimo parametro, possiamo anche definire un determinato orario in cui verranno generati automaticamente e in seguito aggiornati gli articoli contenuti nel feed di ReadyPro. Infine, cliccando su Crea PIN, verranno pubblicati i PIN, ovvero i prodotti sul nostro catalogo Pinterest. Dopo la fase di revisione da parte di Pinterest, il catalogo sarà disponibile entro le 24 ore successive.